Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua a registrare questo video per voi, che per me è molto particolare. Perché? Perché per la prima volta in vita mia, e non scherzo nel dirvi che è la prima volta in vita mia, sono riuscita a farmi un mosso da sola. Non oggi in sé per sé, ma nel periodo in cui ho utilizzato questo prodotto. Vi devo fare una premessa prima di parlarvi del prodotto in sé per sé, perché se non mi conoscete, ma e invece se mi conoscete lo saprete, io ho avuto sempre grossissime difficoltà nel realizzare il mosso su di me. Uno, perché non sono mai stata capace di realizzare neanche una treccia, cioè proprio su di me zero, e in più ho dei capelli molto molto fini che oltretutto mi erano stati rovinati totalmente da lavori fatti a caso diversi anni fa, che mi avevano poi obbligato a tagliarli cortissimi, e quindi ovviamente quando ce li avevo così corti non è che mi mettevo a fare cose, perché che vuoi fare con i capelli corti? Il problema qual era? Il fatto che avendo i capelli così tanto rovinati, così tanto sensibilizzati, perché ovviamente io facevo le decolorazioni, li schiarivo e quindi comunque sono dei capelli trattati, ovviamente l'eventuale piastra non mi ha mai aiutato nel salvaguardare la salute dei capelli, no? Quindi soprattutto da 2 anni a questa parte, quando ho cercato di fare allungare i capelli, io la piastra l'ho totalmente abolita, a meno che non dovessi fare degli shooting o andare in televisione dove obbligatoriamente i parrucchieri la devono utilizzare, io non l'ho mai usata a casa nemmeno per farmi il liscio. Proprio ho detto: senti, sto facendo un investimento sui miei capelli, devo portarlo avanti in qualche modo. Perciò tutte le volte che mi avete visto mossa in questi anni sono sempre stati dei mossi fatti da altre persone su di me, mai da sola, perché non sono capace. Soprattutto ragazzi nella parte dietro, cioè mi venivano delle cose abominevoli, cioè magari mi sembrava di aver fatto una cosa carina, poi lasciamo solo perdere. Quindi Alice, traiamo un po' le conclusioni di che cosa ci vuoi parlare in questo video. In questo video qua vi farò vedere come realizzo io questo mosso, perché l'ho realizzato totalmente da sola e ve lo giuro, io sono molto orgogliosa, cioè io sono molto felice, capite, di questo risultato. È un mosso che a me piace tantissimo. Il prodotto che magari vi state già immaginando, anche perché avevo risposto a un paio di voi sotto alcuni commenti o nei messaggi DM di Instagram, perché mi chiedevate se l'avevo mai provato, è lui, ed è il Dyson Airwrap. Allora, questo video è in collaborazione con Dyson e vi voglio però raccontare com'è andata. Quando mi hanno scritto chiedendomi se io volessi fare questa collaborazione con loro, col Dyson Airwrap, io sono stata 50-50. Un 50% di me che diceva: vi prego, lo voglio provare da un anno, magari è la svolta per me, e l'altro 50% era: Alice, tu non sei in grado di farti il mosso, di che stiamo a parlare, che fai una collaborazione con un prodotto che poi non sai utilizzare, che magari su di te non ha i risultati sperati. Insomma, diciamo che ci ho messo una attimino nel capire, mi sono presa un pochino di tempo per pensarci, e in più parlando con i ragazzi che mi avevano scritto di Dyson ho detto: ragazzi, ho bisogno di provarlo questo prodotto e di rendermi conto se è adatto alle mie esigenze oppure no. E se vedete questo video sul mio canale è la risposta alla domanda che mi sono fatta diverso tempo fa, ovvero: sono in grado di utilizzarlo? È adatto o non è adatto? La risposta è evidentemente sì, ma sono convinta che vedendo poi il tutorial capirete il perché ho accettato di fare questo video, perché per me è stata la prima volta in assoluto in cui sono veramente riuscita ad ottenere un risultato bello, un risultato veramente, io è come se fossi uscita dal parrucchiere da sola, per la prima volta in vita mia, quindi per me è stata veramente un po' una rivoluzione, e non ve lo dico tanto per dire, è obiettivamente così. In futuro non vi escludo di fare un video in cui mi faccio il mosso come me lo facevo prima, cioè non me lo facevo praticamente, e il mosso come lo faccio con questo, così almeno vi rendete ben conto della mia manualità che è pari a zero. Perché magari io i video che ho visto li ho visti tutti i video che ci sono in Italia del Dyson Airwrap li ho visti tutti, magari le ragazze che lo utilizzano sono brave a farsi il mosso, cioè loro se lo fanno normalmente nella vita di tutti i giorni, io non sono così, quindi dicevo proprio: io sono negata. Quindi ho pensato: se ce la fa con me, allora ce la può fare con tutti. E questo è questa la chiave. Vi parlo con completa onestà, come faccio sempre nei miei video, che siano in collaborazione o meno. La cosa che a me interessava tanto del Dyson Airwrap, oltre al fatto di non sapere acconciare i capelli da sola con altri metodi, era il fatto che il Dyson Airwrap, a differenza delle piastre classiche, non utilizza le alte temperature per metterli in piega, ma semplicemente l'aria calda. E questa cosa qui per me era fondamentale, per il fatto che, lo saprete benissimo, come ho avuto una storia dei capelli particolarmente travagliata, io non volevo rischiare di utilizzare un prodotto anche nel lungo periodo che poi me li danneggiasse di nuovo. Quindi questo era il secondo punto che mi interessava tanto di questo prodotto, e il terzo punto era il fatto che io tutte le volte che mi provavo a fare il mosso ci mettevo
un'ora e mezza, ma non sto scherzando, non ho nemmeno i capelli lunghissimi, non ne ho chissà quanti. Il problema è che perdevo davvero tanto tempo, in primo luogo perché li dovevo asciugare tutti e poi con la piastra passavo ciocca per ciocca, in secondo luogo perché lo so che magari a voi non capita se siete brave, ma a me rimanevano sempre le barrate della piastra sui capelli, perché ogni volta che la passavo evidentemente non facevo un movimento corretto, non lo so, mi rimanevano i capelli barrati a destra e a manca. E questa qui è una cosa che col Dyson non succede, nemmeno a una ciofeca come me. Perciò, bando alle ciance, il Dyson Airwrap è questo, lo avrete già visto in mille salse, in mille piatti, in mille menu diversi. Dopo il tutorial che vedrete adesso, vi faccio comunque vedere gli accessori che trovate all'interno del Dyson Airwrap e alcune ve le faccio vedere pure in azione, perché nel periodo di test ho registrato anche delle piccole clip da mettervi per farvi rendere un pochino meglio conto, che è italiano, meraviglioso, dell'effetto che danno sul mio capello. Ovviamente vi lascerò anche qualche clip del mosso che avevo realizzato prima di tagliare i capelli, quindi c'avevo un pezzettino in più, quindi con i capelli leggermente più lunghi, per farvi vedere un pochino la differenza, se vi interessa, se vi interessa. Allora, per iniziare la piega col Dyson Airwrap si parte sempre con l'asciugacapelli pre-styling. Questo serve proprio a togliere l'acqua in eccesso e poi si procede con lo styling vero e proprio da capello umido. Possiamo utilizzare ovviamente l'accessorio che si preferisce, in questo caso ho utilizzato la spazzola volumizzante. L'ho utilizzata soltanto alle radici dei capelli superiori, proprio per dare un leggerissimo volume, e poi passo al vero e proprio styling di questo video, ovvero con i coni da 30 mm. All'interno ne trovate due, uno che va verso destra, che uso appunto sulla parte destra della testa, e uno che va verso sinistra, che utilizzo dall'altra parte. Potete anche alternare i due coni per avere un mosso ancora più naturale, io l'ho fatto semplicemente tutti a destra e tutti a sinistra. Eccoci arrivati, a parte che l'avete già visto, alla magia di questo styler, ovvero l'effetto Coanda. L'avrete già sentito nominare, ma nel caso non sappiate che cos'è, è un vero e proprio effetto che attrae i capelli verso il cono, li avvolge automaticamente e voi non dovete stare a girare i capelli attorno né ad accompagnarli, perché lui, utilizzando solo l'aria, fa tutto da solo. Basta proprio che gli avviciniate una ciocca e viene risucchiata attorno al cono. Ora voi direte, davanti san far tutti, ma dietro è ecco, per me è stato proprio lì la rivoluzione, cioè il fatto di riuscire a acconciarmi da sola la parte dietro, perché non vedendomi tutte le volte lasciavo una ciocca non acconciata, invece in questo caso qua è veramente facilissimo, come vedete anche tutta la parte dietro è tutta boccolosa. Ecco, in questa clip vedete proprio come, anche se gli ho lasciato male i capelli e quindi un paio se li perde per strada, l'effetto Coanda proprio li attrae tutti, e vi sottolineo anche i baby hair, perché io adesso ce ne ho molti qua sul laterale e me li acconcia tutti quanti, perché vengono tutti attratti anche se non gliel'ho lasciati io nell'esatto momento in cui lascio tutta la ciocca. Vi sottolineo questa cosa che per me è fondamentale: il Dyson Airwrap non brucia, nemmeno se prendete in mano il cono dopo aver fatto uno styling a una ciocca, è soltanto caldo e non vi ustionerete mai. Questo perché all'interno ha il controllo intelligente del calore, che misura la temperatura dell'aria più di 40 volte al secondo, rimane sempre sotto i 150 gradi. Questo per prevenire ovviamente danni da calore estremo ai capelli, ma vi posso dire anche alle mani, al collo, alla pelle, perché sapete quante volte mi sono bruciata? Vi dico la verità, quando ho visto i primi video su YouTube delle ragazze che utilizzavano il Dyson Airwrap, io ho proprio pensato che loro lo facevano sembrare molto semplice da utilizzare, ma che secondo me tanto facile nella realtà non era. Invece la verità è che è facilissimo, vi ripeto, se lo riesco a utilizzare io, e spero che in questo video si noti quanto è semplice, sicuramente lo potete utilizzare tutti quanti, perché io non sono assolutamente brava nel maneggiare i capelli. Ovviamente la cosa che ho notato è che rispetto ad esempio alla prima volta che l'ho utilizzato, ci ho preso molto più la mano, quindi sono molto più veloce nel realizzare tutta l'acconciatura, anche perché in realtà è molto veloce di per sé, perché mette in piega e asciuga simultaneamente. In quel modo lì recuperate davvero tanto tempo nel fare lo styling dei capelli. Vi voglio parlare molto velocissimamente anche della durata, perché sapete che su di me il mosso non dura mai, nemmeno quello fatto dal parrucchiere. Purtroppo o per fortuna ho i capelli super sottili e super lisci di mio, perciò qualsiasi tipo di mosso realizzo dopo un giorno già mi scende. La cosa però bella, ad esempio in questo video io non ho messo assolutamente lacca, è che appena mi scende, magari due giorni dopo che ho fatto il mosso e che non mi piace più, ad esempio in questa clip avevo preso la pioggia e quindi mi erano scesi tantissimo nella stessa giornata in cui li avevo fatti, semplicemente utilizzo il Dyson Airwrap per riprendere il mosso, ed è molto più veloce, perché comunque i miei capelli sono già in piega e ci vogliono pochissimi secondi per fargli riprendere di nuovo quel mosso più carino e non quella roba che mi era venuta fuori con i miei capelli meravigliosi.
Nel caso foste alle prime armi, vi lascio nell'info box un link ad un video realizzato da Dyson con un parrucchiere professionista che vi fa vedere come utilizzare al meglio il Dyson Airwrap. Quindi se vi interessa, il link lo trovate sotto. Molto bene, adesso che avete visto tutto, considerazioni finali. Spero che abbiate capito dal video, ho cercato di farlo il più esplicativo possibile anche con il voice over per farvi rendere conto di quanto è facile utilizzarlo, perché è veramente semplicissimo. È vero, non c'è da nascondersi dietro un dito, è un prodotto che è venduto ad un prezzo alto, sicuramente, per tanti motivi secondo me, non soltanto per la qualità del brand da cui deriva, che è Dyson. In più ricordatevi una cosa, col Dyson Airwrap arrivano tanti accessori, quindi magari, non lo so, avete dei capelli particolarmente indomabili, come me non siete in grado di fare niente a casa ai vostri capelli e volete provare a farlo, le avete provate tutte e non ci siete riusciti. Personalmente, per mia esperienza personale, questo prodotto è stato l'unico che mi ha permesso di realizzare un hairstyling da sola a casa come se fossi dal parrucchiere. È una cosa fantastica, poi ovviamente sta alle scelte personali. Io non l'avevo mai comprato nonostante avessi voluto tantissimo prenderlo, perché i primi mesi era andato sold out ovunque, non lo trovavo da nessuna parte, a un certo punto ho detto che devo fare, andavo sold out da tutte le parti. Ed è per quello che poi io alla fine non l'ho mai comprato, ma non perché non lo volessi provare, anzi, anche solo per dovere nei vostri confronti l'avrei voluto provare per poi darvi il mio parere personale, non l'ho mai fatto. Adesso è arrivato questo video in collaborazione che spero comunque riusciate a percepire come onesto nei vostri confronti nel raccontarvi un prodotto che so il valore che ha, so il prezzo che ha, ma se volete il mio parere personale, è un prodotto che vale il prezzo che ha e che in alcuni casi, me compresa, dà la possibilità di andare magari una volta in meno dal parrucchiere perché riesco comunque a farmi una piega da sola. Ok, basta, vi ho detto tutto, spero che questo video non sia troppo lungo perché io ovviamente parlo, chiacchiero. Se avete delle domande, mi raccomando, lasciatemi un commentino qua sotto, proverò a rispondere a tutte. E se magari avete il Dyson Airwrap a casa, fatemelo sapere con un commento e ditemi come vi siete trovati, perché secondo me potrebbe essere utile anche per le persone che magari sono intenzionate a comprarlo e magari hanno un capello diverso dal mio, hanno una lunghezza diversa dalla mia. Quindi se lasciate un commento qua sotto possiamo scambiarci le opinioni. Ecco, basta, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video, vi mando un grande bacio, grazie di aver visto questo video fino alla fine e ciao a tutti!